Coffini come con, se siete fortunati questa l'ascolterete su YouTube, perché oggi dovrebbero aver levato lo strike che ci ha sinistrato i caricamenti e impedito di distribuire contenuti molto belli per quest'ultima settimana. Ovviamente sono nella calda e simpatica e umana e splendida compagnia di Stefano Orsi, che salutiamo. Ciao Stefano, ciao, bentornato. A tutti. Allora, questa la sentirete sicuramente su YouTube, o se non la sentirete su YouTube la sentirete anche su Rumble, perché siamo riusciti a reattivare anche il canale di Rumble in qualche modo. Abbiamo scoperto che in pratica l'encoding dei video è molto lento, quindi non consente la visione immediata del link, per cui dobbiamo aspettare un pochettino prima di pubblicare il link e di conseguenza il video, ma anche Rumble, a quanto ho capito, vive e lotta con noi. Allora, a parte il caldo devastante che sta sinistrando sia la mia che la sua terra, quindi siamo entrambi molto sudati ma molto di buona volontà. Non so, sì, se in questo momento sudati, appunto, siamo sudati da fare schifo, insomma. Però il sì, io non ho l'aria condizionata a casa, quindi e io qua non ce l'ho in carico dove sto registrando, quindi siamo a posto, siamo proprio fradici in tutti i sensi, però questo non ci impedisce di lavorare lacrimente al servizio della conoscenza e delle opinioni libere e indipendenti come quella di Stefano. Allora, tanto per ricominciare, continuo a segnalare i numeri sempre in crescita del mitico canale di Stefano Orsi, che continua a crescere. Sono passati 20.000, eh? Ecco, avevi fatto anche uno speciale, l'ho visto, molto bello, speciale 20.000, ti stai espandendo, tra non molto Stefano si aprirà la sua televisione, state attenti. Orso TV. E poi Orso TV. TV. Orso no, TV il baffo in video. Esatto, la TV col baffo. Attenzione, segnatela questa, non chiedo diritti, mi va bene così, quindi vabbè, ti segnate, perché poi voglio almeno ringraziamenti. Questa, io ti vedo a fare una cosa, perché già la collaborazione con Visione TV sta andando molto bene, quindi secondo me non mancherà molto prima di vedere qualche cosa di più, di espanso ancora di più. E me è tutto meritato, naturalmente, perché il suo lavoro e i suoi contenuti sono sempre eccezionali, quindi per quanto mi riguarda tutte cose meravigliose. Quando arriveremo a 2.000 iscritti stapperemo un'altra bottiglia di champagne. Tu dici che il champagne c'è nella cantina sociale, per cui è un altro discorso, però vabbè, non importa, sono contento, tutto meritato. Bene, allora, noi ci siamo lasciati prima che tutto quel bailame mediatico più che militare, perché in effetti più che altro mediatico, si scatenasse attorno alla famosa vicenda Wagner, Prigozhin, eccetera eccetera. Non parliamo di questo perché ne hai parlato molto bene tu nei tuoi canali, ho parlato anch'io con Giuseppe in una puntata che abbiamo fatto da poco, quindi diciamo che la gente si è fatta un'idea abbastanza precise di quello che è successo. Sono successe altre cose nel frattempo, perché ovviamente le cose si muovono e la situazione si evolve. Vorrei partire con te da una bellissima immagine rappresentativa della situazione, che è quella dell'ultimo vertice NATO a Vilnius. L'immagine che voglio offrire a tutti quanti, poi lascio la parola a Stefano, è questa. Vedete tutti questi capi di Stato belli, eleganti, impettiti, tutta questa bella gente, insomma, quasi che fosse una festa di gala, la festa più figa del mondo, e in mezzo lui, l'ultimo imbucato, quello che ha portato i dischi ma non entra, quello che non è stato invitato alla festa perché ci aveva judo, quello che voleva l'aranciata ma gli ha dato l'aranciata amara, quello lì, la festa delle medie, e lui è lì, spettacolare. Verrebbe fuori di citare Tapparella di Le Surettese, perché in effetti è la sessione da Tapparella questa, se vogliamo, perché vedi proprio quell'imbucato in mezzo che non sa dove girarsi, sembra quasi che gli dicono l'uscita da quella parte, ok, oppure è il parcheggiatore, lei, no, non sono il parcheggiatore, sono un capo di Stato. Parliamo da questa immagine, ecco, per rappresentare quello che succede. Starai mica parlando di Stoltenberg.
Stoltenberg è come si dice, Stoltenberg è quello che organizza il gioco della bottiglia, perché lo vedi ogni volta che fa così, allora guarda, dunque, come si chiama, lui limona con Macron, poi poi come si chiama quella, la Meloni. La Meloni, no, lì, vabbè, se no poi ci... Con la von der Leyen, no, molto... Con la von der Leyen, che questa è la volta buona che ci chiudono al canale, però, mi stai, esatto. Non mi stai dando un grosso aiuto. La von der Leyen, con come, il presidente di Pfizer, così ci chiudono al canale effettivamente, vabbè, lasciamo stare. Comunque, siamo lì, insomma, questo è quello che si è visto in questa situazione. No, insomma, no, ho capito, sì, l'immagine sì, sì, è molto sì, chiara. È quello che ha trovato la porta chiusa, allora quando c'era la finestra aperta si è infilato dentro la festa. Di fatto non doveva, nessuno l'aveva invitato, lui aveva detto che non sarebbe andato perché non gli avevano preannunciato nessun ingresso nella NATO. Non ci vado, sono offeso. E invece poi è arrivato e gli hanno detto, magari non è che tiri fuori subito la storia degli F-16, non rompere il cazzo. Esatto. Praticamente, e lui invece praticamente l'ha fatto, cioè ha iniziato a chiedere nuove armi, nuove disponibilità. Non so adesso fino a che punto abbia capito meno che la NATO sta andando corta con le scorte, corta con i mezzi. Tieni presente che la capacità normale di produzione di carri armati dello stabilimento tedesco che li fa è di 50 carri all'anno e non oltre. L'Italia ne ha ordinati 200, la Germania 500. Perché dovranno potenziare la capacità di produzione e l'Italia li farà produrre probabilmente su licenza dalla Otomelara. Pensate quanto siamo coglioni che avevamo un carro nostro che non ha niente tutto sommato da invidiare al Leopard 2, visto che anche il Leopard 2 non è che abbia fatto una grandissima impressione sul fronte, e quindi per saltare in aria il nostro è capace tanto quanto il loro, quindi potevamo produrre 200-300 degli Ariete ammodernati, con motore potenziato, con sistema di raffreddamento migliorato, con magari un rinforzo allo scafo dove serve, la torretta aggiornata tecnologicamente, e invece no. Dobbiamo prendere il modello tedesco e pagargli i diritti. E io mi chiedo perché questa cosa, in nome di che? E non mi so dare una risposta, se non che qualcuno c'ha degli interessi dietro, che evidentemente a qualcuno conviene così, che ci sono delle indicazioni a livello interno all'Unione Europea, va a sapere. Resta comunque il fatto che il governo Meloni, a mio giudizio, non ne azzecca una da parecchio tempo. Abbiamo visto chiudere un accordo internazionale in cui hanno dato con l'Unione Europea, non con l'Italia, con l'Unione Europea 100 milioni di dollari o di euro alla Tunisia e ce la vendono dicendo che questi gli bastino per fermare l'immigrazione. 100 milioni di euro li hanno presi per dei pezzenti, a Erdogan gli hanno dato 4 miliardi o 7 miliardi, non mi ricordo più, e questo qui dovrebbe accontentarsi di 4 spiccioli dati dall'Unione Europea, cioè tutti i paesi d'Europa gli danno 100 milioni per cosa? Non fermerà niente, se non per una settimana con quei soldi. Ma nemmeno, cioè è una cosa assurda quella che è successa, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere, e questo è il problema, e te le vendono in TV come se fossero delle cose fatte bene, dei successi della diplomazia italiana, ma facciamo ridere i polli veramente. A Vilnius
Cosa è successo? Fondamentalmente è uscita fuori che la NATO si pone degli altri obiettivi che non sono più quelli che c'erano prima. Io ho letto ai punti 23, 24, 25 quella che sembrava una dichiarazione di guerra alla Cina. Ma delle cose allucinanti, aspettate che ve le prendo un attimo, certo, perché certo, sono da leggere nei termini che sono usati. Nel frattempo che tu cerchi, io volevo solo dire una cosa, la battuta sulla Tunisia, poi si stupiscono che i tunisini ci mandino al diavolo, cioè mandare a fare in culo l'Unione Europea, e ovviamente cercano di fare affari con la Russia, visto la figuraccia che abbiamo rimediato. Ma li trattiamo ancora come se ce lo l'avendo al naso, è una cosa veramente ridicola. Prego, prego, va bene, perfetto, è stato un sabotaggio questo, bello e buono. Sì, vabbè, aspetta, cambio la batteria. No, beh, nel frattempo che tu cambi, io volevo aggiungere una riflessione. Quindi, alla fine dei conti, stiamo rimediando una figura di cacca dopo l'altra rispetto alla politica estera, perché non riusciamo neanche ad agire su quella che è un problema che per noi sta diventando ingestibile, che è appunto quello dell'immigrazione, cercando ancora di agire con dei canoni che sono assolutamente razzisti e idioti, che sono veramente l'idea dell'Occidente civilizzatore che cerca a tutti i costi di levare dalla sporcizia il povero africano demente, o il povero arabo ignorante. Siamo sempre a questi livelli, senza capire che veramente il mondo sta cambiando. Praticamente sì, cioè è una cosa allucinante. Adesso, allora, i punti sono... Sì. Allora, le ambizioni dichiarate e le politiche coercitive della Repubblica Popolare Cinese sfidano i nostri interessi, ovvero si fanno i loro interessi, e questo noi non lo possiamo accettare. La nostra sicurezza e i nostri valori. Quali sono i nostri valori? Quali sono? L'Italia ha determinati valori che sono indicati dalla Costituzione, l'Unione Europea ne ha diversi dai nostri. La RPC utili, e soprattutto quelli della von der Leyen, che non li ha mai citati, mi sembrano molto simili a quelli che usava un tizio con la capigliatura strana e la mosca al posto dei baffi. La RPC utilizza un imbianchino austriaco, sì, esatto, con verità da pittore. Sì, esatto, un artista mancato. Sì, un'ampia gamma di strumenti politici, economici e militari per aumentare la sua impronta globale e il suo potere di progetto. Cioè, voi pensate, questo paese qui, la Cina, che è la prima potenza economica nel mondo praticamente ormai, vuole contare nel mondo, e questo non è possibile che lo accetti la NATO. Questa è la NATO che sta parlando, Il suo potere di progetto, pur rimanendo opaca sulla sua strategia, intenzioni a rafforzamento militare. Cioè, rendiamoci conto, questi non possono accettare che la Cina voglia difendere i propri interessi. Le dannose operazioni ibride e informatiche della RPC, le dannose operazioni ibride. La sua retorica conflittuale e la disinformazione prendono di mira gli alleati e danneggiano la sicurezza dell'alleanza. Cioè, perché? Perché dicono le cose come le vedono loro e non rafforzano la disinformazione e la propaganda dell'Occidente. Pensa un po' che colpe che gli attribuiscono. La RPC cerca di controllare i settori tecnologici e industriali chiave, ma guarda un po', cioè quelli che sono i suoi settori di sviluppo li vuole controllare lei. Ma che pretese che hanno? Mamma mia, no, dobbiamo riuscire a continuare a controllarli noi, capito? Le infrastrutture critiche, i materiali strategici, cioè, capito? Loro vogliono prendere il controllo delle miniere che noi abbiamo sfruttato fino adesso. E quindi noi dobbiamo, ma sono queste risorse materiali strategici, non ce le abbiamo noi, ce le hanno le ex colonie francesi, inglesi, e questi qui offrono dei contratti migliori, i paesi africani li vendono a loro e non a noi, e questo per la NATO è un rischio, capito? Militare, un'alleanza militare questa, quindi quando dicono minacciano i nostri interessi lo fanno da militari, non da politici. Qui non si parla di politica, si parla di attività militare.
le catene di approvvigionamento, cioè, capito, loro vogliono, vedi, qui mettono a rischio esattamente la talassocrazia, perché? Perché la Cina sta costruendo un'imponente flotta militare. Perché? Perché vuole avere il controllo delle rotte commerciali attraverso le quali passano le sue merci e i suoi approvvigionamenti. Questo riguarda strettamente la sicurezza cinese, non una minaccia alle nostre catene, ma una sicurezza per le loro, e noi non possiamo accettarlo? Quali sono i valori che loro stanno difendendo in questo frangente? L'oppressione degli altri popoli? Perché se voi leggete, qui si vuole impedire a un paese di diventare, di crescere, di avere una potenza militare che supporti la crescita economica che hanno avuto. Perché non si vuole impedire questo? Perché altrimenti noi non potremmo schiacciarli per mantenerli sotto il nostro giogo. È questo che si sta dicendo. Cioè, qui si sta parlando di valori quali l'oppressione degli altri popoli, il tenerli sotto il nostro controllo, le vie di approvvigionamento, le catene di approvvigionamento. Cioè, ci rendiamo conto che loro non possono permettere che la Cina abbia il controllo delle sue catene di approvvigionamento. È assurdo questo, eh? Alcune guerre sono scoppiate per meno. Si sforza di sovvertire l'ordine internazionale basato su regole. Quali regole? Quali regole? Dove sono scritte le regole a cui fa riferimento l'ordine internazionale? Le regole a cui fa riferimento non sono scritte da nessuna parte. Fanno riferimento, queste regole sono quelle che convengono a seconda dei momenti all'Occidente collettivo, in particolar modo agli Stati Uniti. Allora, se in quel momento il tuo comportamento si confà ai bisogni e agli interessi degli Stati Uniti, tu rispetti le regole e sei democratico. Se tu fai gli interessi del tuo paese a danno degli interessi degli Stati Uniti, tu non rispetti le regole, diventi un autocrate, un regime, un despota, un dittatore, ecco, un criminale di guerra, oltretutto. Queste sono le cose, un oppressore del tuo popolo, queste sono le cose e le regole che non vengono citate da nessuna parte. Pensate, e aggiungono anche nei settori spaziali, informatico e marittimo. Vedete che torna al marittimo, cioè la Cina che vuole difendere il proprio spazio, la propria espansione e il controllo delle vie di approvvigionamento sui mari non rispetta le regole marittime, le regole informatiche, perché il controllo dell'informatica deve essere solo dell'Occidente. Ricordatevi che cosa aveva svelato Snowden. Snowden ci aveva rivelato che le mail che noi spediamo vengono tutte catalogate, smistate a Washington, a Langley, dove ci sono la sede dell'NSA, National Security Agency. Tutti di là passano e vengono tutte catalogate. La sicurezza informatica in Occidente esiste solo in funzione degli interessi degli Stati Uniti. E ci mettono in guardia invece quando magari dicono: ah, attenzione, queste cose vanno su un server cinese, la vostra sicurezza è a rischio. Ma sì, invece quando va a Washington è rispettata la nostra sicurezza, vero? Ecco, peccato che loro avessero dimostrato qualche anno fa, se vi ricordate, che addirittura craccavano i telefoni dei nostri capi di Stato. Il telefono della Merkel era stato controllato dai servizi segreti americani, hackerato. E l'aveva messo in evidenza Assange questa cosa, svelando i messaggi che erano contenuti nei server della NSA, i messaggi privati dei leader europei. Ma naturalmente non fu uno scandalo, venne tutto messo a tacere. Perché? Perché erano gli americani, esattamente come quando adesso hanno fatto saltare il Nord Stream 1 e 2. Chi ha detto qualcosa? Abbiamo battuto ciglio? Pirateria internazionale, terrorismo internazionale,
attentato a una dorsale strategica europea. Nessuno ha detto beh. Andiamo avanti, ma non è finita. Qui dicono rimaniamo aperti a un impegno costruttivo con la RPC anche per costruire la trasparenza reciproca. Parole inutili. Al fine di salvaguardare gli interessi della sicurezza dell'alleanza, non di una sicurezza reciproca, quelli dell'alleanza. Cioè loro devono essere trasparenti, ma mica noi con loro. Stiamo lavorando insieme responsabilmente come alleati noi per affrontare le sfide sistemiche poste dalle RPC, queste sono le pacche sulle spalle che si danno da soli, alla sicurezza euroatlantica e garantire la capacità duratura della NATO di garantire la difesa e la sicurezza degli alleati. Ma dove? Qui sta parlando solo di oppressione degli altri. La NATO è uno strumento per proiettare il potere economico su base militare e opprimere gli altri, impedire la crescita degli altri, quando parlano di sovvertire le regole dell'ordine internazionale. L'ordine internazionale, cioè le cose stanno così, gli Stati Uniti sono a capo, che comandano e devono restare loro. Se tu vuoi crescere e diventare una potenza come loro, tu vuoi sovvertire l'ordine internazionale basato sulle regole. Poi cosa dicono? Rafforzando la nostra resilienza e preparazione, proteggendoci dalle tattiche coercitive della RPC. Le tattiche coercitive della RPC e dagli sforzi per dividere l'alleanza. Sosterremo i nostri valori condivisi. Quali valori condivisi? E l'ordine, perché non li citano una volta, una grama volta, quali sono i valori che intendono condividere? E l'ordine internazionale, lo ripetono, vedete che lo ripetono, l'ordine internazionale è basato su regole, inclusa la libertà di navigazione, capito? Ecco, perché? Perché andranno a sfidare la Cina a casa sua, non saranno mai i cinesi a venire a rompere i coglioni a noi, saranno le nostre navi che verranno mandate là a rompere i coglioni ai cinesi, perché? Perché noi serviamo a quello. Sì, ma non solo quello, a parte rimanendo nel tema della straordinaria capacità dell'Occidente di fare proprio delle figuracce in termini anche diplomatici e politici. Vogliamo aprire una piccola parentesi per descrivere la visita del segretario Yellen a Pechino, la visita di Trump che si risolta come un episodio. È stato esilarante perché, perché la Yellen ha continuato a inchinarsi di fronte al suo omologo cinese che era venuta ad accoglierla. E si inchinava in continuazione. A un certo punto questo qui, imbarazzatissimo, diceva, cioè quasi le diceva, piantala lì. Prima di tutto i cinesi non sono giapponesi. Per cui l'inchino. Secondariamente, normalmente, nessun funzionario statunitense si deve mai inchinare per fare l'inchino. Lei quindi ha mancato nel protocollo in più di una occasione. E resta comunque il fatto che l'inviato americano non doveva inchinarsi. Ma che cosa è andata a fare la Yellen a Pechino? La Yellen ha da piazzare diversi migliaia di miliardi di titoli di Stato. Perché? Perché hanno aumentato la soglia del debito pubblico. Voi sapete, perché ne abbiamo già parlato, che la Cina sta dismettendo il suo investimento nel debito pubblico americano, il che significa che non ha interesse ad aumentare la sua esposizione su di esso. Di conseguenza non investirà in titoli di Stato americani. E questo per gli americani è un grosso problema, perché oltre alla Cina sono diversi i paesi che stanno diminuendo, non solo in Cina, negli Stati Uniti, ma anche nell'Occidente, i depositi bancari, i depositi auriferi, gli investimenti in titoli di Stato.
Perché questo? Perché è un effetto secondario delle sanzioni occidentali alla Russia e del fatto che si continui a cercare una via legale per sequestrare e espropriare i depositi del fondo sovrano russo presso gli istituti bancari occidentali. Questo è un attentato a quello che è il principio della proprietà privata, di fatto, al principio della intoccabilità delle proprietà degli altri stati. Di fatto questo significa che qualunque paese che abbia depositi in Occidente potrebbe domani subire il sequestro di tutte le sue ricchezze depositate presso gli istituti bancari occidentali in barba a tutte le famose regole che loro dicono, su cui si dicono si basi il sistema dell'ordine internazionale basato su regole. Ecco, loro infrangono delle regole e accusano gli altri di non rispettare le regole. Allora, chi è che non rispetta le regole? Chi è che dice quali sono le regole? Quale istituto è incaricato di fissare queste regole, se poi di volta in volta l'Occidente si prende la libertà di rispettare o non rispettare quelle che loro chiamano regole? Ecco, il punto è quello. La Cina fa molta attenzione alla situazione attuale perché è ancora esposta sul debito pubblico americano e intende ridurre questo suo rischio, perché di fatto è un rischio ora come ora l'avere un'esposizione sul debito, non tanto e non solo per la possibilità che gli Stati Uniti dichiarino default, che è una possibilità che diventa sempre meno remota, sì. Che ne dicano i filoatlantisti, ma che riguarda anche la possibile crisi che può nascere dalla situazione di Taiwan. Perché? Perché gli americani, sfruttando questa incertezza cinese e mancanza di voglia di commettere un atto di aggressione, la Cina, ricordiamolo tutti, non ha mai fatto guerra a nessuno, quindi vorrebbero risolvere politicamente la questione cinese, gli americani intanto che cosa fanno? Dicono a parole di riconoscere l'unica Cina, no? E poi nei fatti riempono di armi una provincia della Cina, una provincia ribelle. Gli cinesi gli hanno detto: scusate, ma se voi vi avete detto più volte di riconoscere un'unica Cina, sulla base di quale diritto e quale regola fornite armi a una provincia di uno Stato che non vi ha autorizzati a farlo? Punto di domanda. La risposta non esiste. Perché? Perché le regole nessuno sa quali siano. Le regole non sono nient'altro che gli interessi degli Stati Uniti e basta. Quelle sono le regole. Non esiste altro al di fuori di quello. Ed è ora che si sappia e che venga chiarito questo equivoco, perché altrimenti non si comprende che cosa stia succedendo nel mondo. E questo è quello che è stato discusso a Vilnius. Di fatto a Vilnius c'era, oltre a tutti i paesi della NATO, c'erano anche degli invitati. Quali erano questi invitati? Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda. Perché? Punto di domanda. Perché il futuro della crisi mondiale passa dal Pacifico. L'Asia è il nuovo fronte di una nuova guerra che verrà. L'Ucraina, c'è una bella foto di Biden con alla sua destra il Giappone e alla sua sinistra l'Ucraina, cioè Zelensky e il premier giapponese. Sono questo, cioè da una parte la guerra che deve arrivare e dall'altra quella che diventa storia entro breve, perché di fatto gli Stati Uniti vogliono insieme a sé per risolvere e affrontare la Cina tutta la NATO al loro fianco.
Noi dovremmo andare a combattere anche nel Pacifico, mandare le navi per affrontare la Cina. L'avete letti questi punti, no? Cioè l'avete sentiti questi punti che vi ho letto? C'era ancora il punto 25 in cui dicevano che l'approfondimento del partenariato strategico tra la RPC e la Russia e i loro tentativi che si rafforzano reciprocamente, cioè il fatto che la Cina faccia unione militare, alleanza militare con la Russia, per loro è un problema enorme. I loro tentativi di indebolire l'ordine internazionale basato sulle regole, e di nuovo anche in questo terzo punto l'ordine internazionale basato su regole. Sono contrari ai nostri valori e interessi. Quali valori? Di nuovo, non li citano mai. Sono frasi vuote ma che sono molto chiare. Chiediamo all'RPC di svolgere un ruolo costruttivo come membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Cosa vogliono dire? Che fino adesso non l'hanno fatto? Di condannare la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Ah, eccoli qua. E di astenersi dal sostenere in alcun modo lo sforzo bellico della Russia. Il loro timore è sempre quello. E di cessare di amplificare la falsa narrativa della Russia che incolpa l'Ucraina e la NATO per la guerra di aggressione. Capito? Cioè loro devono smettere di dire quello che pensano. E poi dice ancora, e per aderire agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Ah, ecco, quindi la Carta delle Nazioni Unite garantisce agli Stati Uniti di attaccare e invadere chi vogliono, gli altri invece che difendono i propri interessi non devono farlo. È molto interessante questo passaggio. Della Carta delle Nazioni Unite, evidentemente, quando gli fa comodo non gliene frega niente a nessuno, perché nessuno ha messo sanzioni contro l'Arabia Saudita, ad esempio, quando ha attaccato lo Yemen. Chiediamo in particolar modo alla RPC di agire in modo responsabile e di astenersi dal fornire qualsiasi aiuto leale alla Russia. Questo è il loro terrore. È il loro terrore, cioè l'unione militare tra la Cina e la Russia. E badate bene che sul Pacifico, al di là del programma navale cinese, che è estremamente superiore a livello di capacità costruttiva rispetto anche a tutti gli Stati Uniti e alla NATO probabilmente messi assieme, loro hanno il problema che la flotta russa del Pacifico e la flotta cinese operano ormai insieme nei pattugliamenti a lungo raggio, addirittura le flotte di bombardieri a lungo raggio operano e esplorano il Pacifico per la sicurezza dell'area, e questo per loro è un grosso problema. La Cina vuole l'unificazione con Taiwan a livello politico e ha delle forze politiche all'interno di Taiwan che puntano anche loro probabilmente a queste. Sto parlando degli ex seguaci di Chiang Kai-shek, i nazionalisti cinesi, che a quanto pare sono molto più propensi a un discorso di riunificazione con la Cina popolare che non invece gli oppositori liberali, che sono assolutamente filoamericani e che stanno perdendo consenso nel paese oltretutto. Perché? Perché gli abitanti di Taiwan uno scontro diretto con la Cina non lo vogliono. Vogliono piuttosto la riunificazione pacifica, come ha fatto Hong Kong. Ma questo per gli Stati Uniti è un fulmine a ciel sereno, perché vorrebbe dire perdere una base importante per chiudere l'espansionismo navale cinese verso il Pacifico, che loro da sempre considerano come il cortile di casa. E questo è un fatto importante. Credo che il nucleo di Vilnius sia stato improntato più su questi punti che su tutto il resto della retorica a favore dell'Ucraina e via dicendo. Io credo che il vero bersaglio di Vilnius fosse un cambiamento di strategia dalla guerra in Ucraina al passaggio alla guerra contro la Cina. E per noi la guerra alla Cina con sanzioni economiche e chiusura dei mercati sarebbe il disastro totale per noi europei, in parte anche per gli Stati Uniti, ma il problema grosso è la dipendenza per le catene di approvvigionamento che ha l'Unione Europea. Gli Stati Uniti si stanno reindustrializzando forti
del minor costo di burocrazia, minor costo dell'energia, gli incentivi che cadono a pioggia sulle imprese che si spostano dall'Europa agli Stati Uniti, e stanno riuscendo in questo. Sono molte le imprese che stanno facendo questo, dalle grandi alle medie, piccole anche. Stanno comprando di tutto e incentivano gli spostamenti. E questo perché? Perché vogliono deindustrializzare l'Europa per reindustrializzarsi loro, migliorare quindi la condizione della bilancia dei pagamenti, che è troppo sbilanciata sulle importazioni. Loro nel corso dei decenni si sono trasformati da una potenza esportatrice, quindi un colosso industriale, a una potenza importatrice, quindi con reddito creato principalmente nel mercato terziario e nel mercato delle multinazionali, che però costruiscono e assemblano all'estero per poi vendere all'interno degli Stati Uniti. E questo è il succo del loro problema. Hanno spostato tutto laddove la manodopera costava di meno all'estero per poi importare tutti i beni che venivano prodotti all'estero. Questo per loro si reggeva fin tanto che c'era il dollaro, il petrodollaro, ma la tendenza attuale è un aumento vertiginoso dell'abbandono del dollaro come moneta di riferimento. E questo in attesa del 22-24 agosto, quando si riuniranno i BRICS in Sudafrica e verrà dato l'annuncio probabilmente della moneta 5R. 5R perché si basa sulle monete dei cinque fondatori del BRICS: il rublo, il renminbi cinese, il rand che credo sia sudafricano, il real brasiliano e la rupia indiana. 5R è un nome che dovete tenere a mente perché potrebbe diventare da fine agosto molto popolare in tutto il mondo e sui telegiornali, perché potrebbe dare la spallata definitiva all'abbandono del dollaro dal resto del mondo che non è l'Occidente collettivo. Quindi tre quarti, anzi molto più, sette ottavi del... circa 7/8 della popolazione mondiale. Non male, direi, una rivoluzione mica male da questo punto di vista. Quindi stiamo a vedere, perché sono veramente interessato, abbastanza, perché si tratta veramente... Cioè, allora, in alcuni ambienti, tra virgolette, complottisti, di cui sinceramente faccio parte anch'io, anche se li discutiamo sempre con molta obiettività, si è parlato spesso del famoso QFS, Quantum Financial System, che avrebbe dovuto in teoria soppiantare il dollaro e l'economia finanziaria così come è concepita dal punto di vista neoliberista brutale, così com'è. Magari era un modo di anticipare in termini concettuali quello che avverrà tra poco con questa nuova moneta, quindi niente di strano che in effetti a livello concettuale questi pensatori liberi avessero in qualche modo azzeccato la previsione, pensando veramente a una rivoluzione dell'economia mondiale. Quindi perché no? Potrebbe essere anche questo. Ecco. Cosa ne pensi? Sì, io penso che a livello... il concetto di una moneta alternativa al dollaro sia un concetto che esistesse perché veniva centrato il problema, cioè il fatto che l'unico strumento di sostegno dell'economia americana era appunto il fatto che il dollaro fosse utilizzato come moneta di riferimento per gli scambi commerciali in tutto il mondo. Chiaro, chiaro. Venendo a mancare questo, gli Stati Uniti o si reindustrializzano e velocemente o sono veramente nei guai. Perché hanno un enorme problema di sbilancio. Siamo intorno ai 16.000 miliardi di sbilancio, e cioè loro hanno questo flusso di negatività commerciale accumulato dovuto al fatto che importano molto più di quanto esportino. La reindustrializzazione del paese serve appunto a ritrasformare un paese importatore in un paese esportatore. Già l'hanno fatto sul piano dell'energia, per decenni sono stati un paese importatore di materie prime quali petrolio, gas liquefatto e altro,
ora sono diventati un paese esportatore grazie però a una metodologia estremamente dannosa verso l'ambiente, cioè il fracking. Loro ottengono petrolio spaccando le rocce in profondità, da queste risale petrolio, risale, viene liberato petrolio, viene liberato gas, però è estremamente inquinante perché lo fanno pompando liquidi a pressione in mani, e sinceramente io ho paura che causi anche terremoti questo tipo di sistema di estrazione così aggressivo nei confronti della terra, della nostra terra. Oltretutto loro che si sono fatti paladini in passato dell'ecologia, non vi ricordate? Sì. Poi arrivano a questi, oltretutto questa tecnologia è nata sotto le presidenze Obama, no? Quando il tanto amato Obama dai radical chic fu un guerrafondaio, un assassino, perché sono state ammazzate tante persone sotto la sua presidenza, sono state scatenate dei conflitti, delle guerre, e quindi, signori miei, le responsabilità vanno date a chi le ha, non a chi non le ha. Chi non le ha in genere sono le popolazioni dei paesi che si sono trovati in guerra senza neanche saper perché. Certo, ovvio, naturalmente. Allora, io volevo anche farti dare, volevo da te qualche notizia, qualche aggiornamento, sì, sulle questioni in campo in Ucraina, perché ovviamente lì le cose stanno muovendo, anche se hai prospettato l'idea che comunque sia il conflitto non durerà ancora per molto, perché in effetti anche in animo degli Stati Uniti non durerà per molto, intendo diversi mesi, sì, perché no, tieni presente che di sicuro gli Stati Uniti si faranno in quattro per cercare almeno di farlo durare fino alle elezioni del 2024. E questo è quello che temo io. Il problema è che i russi non hanno alcuna intenzione, secondo me, di tirarla fino a tutto, così tanto per le lunghe. Dipende dalla quantità di armi che l'Ucraina riceverà. I russi continueranno su questa falsa riga che gli permette di avere molte meno perdite degli ucraini fino al momento in cui gli Stati Uniti dovranno cedere di fronte alle pressioni del loro sistema militare. Di fatto loro stanno impoverendo il loro esercito, a un certo punto riceveranno l'ordine di stoppare le forniture all'estero. Perché? Perché non c'è più niente da dare. Non c'è più niente da dare non significa che i magazzini degli Stati Uniti siano vuoti, ma che l'esercito dica: noi per interesse nazionale, la sicurezza nazionale, non possiamo scendere al di sotto di queste scorte. Perché? Perché in qualunque momento noi possiamo essere chiamati a affrontare un'emergenza in un'altra zona del mondo, leggi Taiwan, e se noi esauriamo completamente le scorte non avremo nessuno strumento, perché esaurire le scorte significa vuotare anche i depositi che gli Stati Uniti hanno già in zona in Corea del Sud o a Taiwan, tenete presente questo, o in Giappone, perché vuol dire anche vuotare i magazzini lì. E voi vi rendete conto che se tu vuoti i magazzini che hai come scorte strategiche in una zona che è ancora in guerra come la Corea del Sud, rischi che la Corea del Nord dica: è il momento di attaccare. Perché non è mai stata firmata la pace tra Corea del Nord e Repubblica Popolare di Corea, che è la Corea volgarmente detta Corea del Nord. Quindi la Corea del Sud e la Repubblica Popolare di Corea sono ancora in guerra. Sì. Sono in guerra. È bene, verissimo. C'è solo un armistizio al momento, un cessate il fuoco. Questo significa che gli Stati Uniti al di sotto di un tot non possono andare, e se non ci andranno loro e gli diranno: dobbiamo ripristinare le scorte e dobbiamo averne molte di più di quelle che avevamo e che credevamo necessarie, significa che la produzione verrà spostata dalle forniture all'Ucraina verso il ripristino dei magazzini. Perché? Perché si è evidenziato che i quantitativi che ritenevano necessari ad affrontare e sconfiggere un nemico
un nemico come può essere la Russia, che da sola affronta 30 e rotti paesi della NATO, figuriamoci contro un paese che ha la capacità produttiva della Cina, che è la fabbrica del mondo. Ecco, in quel caso, in una guerra a Taiwan, gli Stati Uniti rischierebbero di trovarsi a corto di molte risorse e pezzi di ricambio. Loro sì, non la Russia, che evidentemente ha tutto. Oggi abbiamo visto anche che per fabbricare i droni Geran importano dei carburatori da una ditta irlandese, no? Che fabbrica appunto componentistica per fare motosegamotore, poi motori per falciatria rasa erba, fa motori per go-kart e costruisce anche la componentistica, quindi anche i carburatori. E appunto questi carburatori made in Ireland sono stati trovati all'interno dei droni Geran russi. Chi li ha comprati? Da dove sono arrivati, no? Resta comunque il fatto che molti stanno guadagnando e non vanno molto per il sottile a chi vendono, visto che pagano i loro prodotti, perché io li vendo magari a una ditta argentina, l'Argentina non ha sanzioni contro la Russia, l'Argentina li rivende a un terzo paese che li rivende a una ditta che poi li trasferisce attraverso il territorio russo e quando arrivano a destinazione magari non ci sono neanche più. Quindi ufficialmente viene spedito da un paese, dalla Mongolia magari al Pakistan, passa attraverso il territorio russo e quando arriva a destinazione in realtà non c'è. Quindi tu ufficialmente non hai venduto niente alla Russia, però tutta la componentistica che inviavi non c'è. E quindi è un bellissimo sistema per eludere le sanzioni. Le hanno studiate tutte, certo, ma ha funzionato benissimo. Se voi andate con la memoria indietro a settembre dell'anno scorso, quando la von der Leyen diceva in Russia le fabbriche sono ferme, non producono più niente, devono smontare i microchip dalle lavatrici per riparare i loro carri armati, e noi invece produciamo tutto quello di cui abbiamo bisogno, è passato un anno, noi siamo nella merda e loro producono più che mai. Perché? Perché il mondo li appoggia, non appoggia noi, appoggia la Russia. Perché? Perché la Russia sta tenendo in scacco tutta la NATO, questa è la verità. E se la NATO perdesse la guerra in Ucraina non avrebbe più la faccia di esporsi in qualunque parte del mondo, perché l'anno scorso ci ricordiamo ancora tutti, 2 anni fa ci ricordiamo ancora bene la ritirata dall'Afghanistan, come è stata vista nel mondo, ed era la NATO che si ritirava da quel paese, non solo gli Stati Uniti, tutti noi siamo stati sconfitti. E noi no, le elite che avevano voluto quella guerra sono state sconfitte, chiaramente. Il punto è che noi non dovevamo andarci laggiù, perché l'Afghanistan non aveva niente a che vedere con l'attentato delle Torri Gemelle. Niente. Era la Al-Qaeda. Tant'è che poi Bin Laden non era in Afghanistan, era in Pakistan. E quindi perché ci sono andati là? Domande. Perché così avevano delle basi in mezzo all'Asia. Dopo 20 anni di lotta, gli afghani sono riusciti a cacciare anche la NATO e sono passati per l'ennesimo conflitto con le potenze occidentali da vittoriosi. Avevano già sconfitto l'impero britannico, hanno sconfitto anche i nipoti dell'impero britannico. Sconfitto anche l'Unione Sovietica, quindi hanno fatto filotto, direi, gli afghani. Onore al popolo afghano dal punto di vista proprio del valore. Sì, l'Unione Sovietica era andata perché chiamata dal governo afghano. Da noi dicevano l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica non ha mai invaso l'Afghanistan, fu il governo afghano per combattere i mujahideen finanziati, organizzati e pagati dall'Occidente, cioè dagli Stati Uniti, per sovvertire l'ordine democratico dell'Afghanistan di allora. Ricordatevi che allora le donne studiavano, usavano abbigliamento all'occidentale,
per modo di dire, come in Unione Sovietica c'era un governo socialista e non era sicuramente un governo di esaltati estremisti islamofobi, islamici, no? Per dire. No, assolutamente. Assolutamente, era un paese anche che si avviava a una certa modernità. E su quello fecero leva invece gli Stati Uniti per spingere queste bande di tagliagole che si chiamavano Mujahideen a far la guerra al governo. E con tutto quello che noi sappiamo che è uscito dopo e che abbiamo pagato in conseguenza ancora oggi. Ecco. Beh, la destabilizzazione dell'Afghanistan ha fatto arrivare i talibani che da un certo punto di vista erano anche... Va bene, tu vuoi sapere come vanno... Sì, tanto per cominciare, sì, due notizie sul campo. Prima di tutto voglio sapere una cosa. A Velika-Novozolka, come vanno le cose? Perché è un paese, quando ho sentito quel nome sono rimasto innamorato di quel posto, perché ho detto, un posto con un nome così... Si va prima, come ho detto l'altra volta, a leggerlo che attraversarlo che a leggerlo. Sì. Il sindaco di Velika-Novozolka, per contrastare l'invasione degli ucraini, ha messo il cartello il traverso, non sono passati. Questa è una freddura. Velika-Novozolka è una freddura veramente, perché ti do una brutta notizia. No, Velika-Novozolka è sempre stata... No, è sempre stata sotto controllo ucraino. Oh, cazzo, non è mai stata sotto controllo russo. Oh, il fronte arrivava poco a sud di Velika-Novozolka, che è il centro più grosso di quelli lì presenti, e quindi ha preso il nome questo fronte dal centro maggiore. Guarda, il fronte al momento qui si combatte molto, hanno tentato di sfondare per l'ennesima volta il fronte, le unità ucraine. Ti dico subito quante sono al momento. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tra brigate e battaglioni presenti solo su questo fronte. Ah. Ok? Sì. Ucraini. Russi invece sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tra brigate e battaglioni, quindi siamo circa la metà delle truppe rispetto agli ucraini presenti su questo fronte. Ebbene, c'è stata una grande battaglia per prendere il controllo del villaggio di Staromajorsk e al momento non sono riusciti a prendere il controllo gli ucraini, sono stati ricacciati indietro e il villaggio è rimasto sotto controllo russo. Quello che era una sorta di saliente che si propendeva verso Velika-Novozolka si è un po' appiattito. Diciamo che la linea adesso corre tra Novodonetsk e Priutne, diciamo, è orizzontale il fronte di fatto, però non sono ancora arrivati nemmeno alla prima linea. Ecco, tutto questo si è tradotto in 44 giorni di guerra, di offensiva. Questo è il punto dove sono avanzati di più ed è di circa 6 chilometri. È il punto dove c'è stato il massimo avanzamento territoriale delle forze ucraine. Tornando indietro un attimo sul fronte di Platykapki, ecco che anche qui ci sono state molte battaglie. C'è sempre la 128esima brigata d'assalto di montagna, con i suoi battaglioni, il secondo e il quindicesimo battaglione della 128esima, ad essi si è aggiunto il battaglione di ricognizione Sonechko e il 130esimo, che era stato usato in questo settore prima, però a causa delle perdite proprio subite durante l'occupazione di Platykapki è stato poi riposizionato nelle retrovie. E si è aggiunto invece l'altro battaglione, quello che ho citato prima, il Sonechko, battaglione di ricognizione. Sono forze speciali principalmente votate all'attacco. Gli altri battaglioni, l'undicesimo della 128esima è indietro verso Kamianskij. Perché si spostano avanti questi battaglioni d'assalto? Perché cercano di raggiungere il villaggio di Zebrianki, che hanno cercato di raggiungere disperatamente più volte, perché blocca l'avanzata verso la prima linea di difesa russa,
dietro questa linea di Pyatikatki di fatto non ci sono villaggi per un tot e quindi c'è poco territorio adatto alla difesa fino alla prima linea organizzata dalle difese russe che dista all'incirca una decina di chilometri ancora dal fronte. Non è poco, però finora non sono riusciti a sfondare e hanno subito gravi perdite tra le altre cose, perché tenete presente che quando fanno questi assalti vengono rispediti indietro, cioè non è che tornano indietro perché gli sembra che non sia la giornata giusta per attaccare, attaccano, subiscono perdite pesanti quando vedono che non sono nella capacità, hanno subito troppe perdite per raggiungere l'obiettivo, rinculano di fatto, tornano indietro perché e poi si riorganizzano per un altro attacco. C'è poi il fronte di Robotino. A Robotino abbiamo due brigate che avevano supportato gran parte dello sforzo offensivo, la 47esima e la 65esima, sembra che in questo periodo si siano un po', diciamo, ridimensionati a livello di perdite, ecco. Si sono spostati invece delle altre brigate, la brigata Makhno, poi la undicesima brigata di operazioni, la quindicesima brigata Karadag, come si chiama, e una brigata della Azov. Oltretutto, anche qui, non so come mai ci sia un battaglione poi in realtà dell'Azov che è arrivato su questo fronte, visto che prima, poco fa, era sul fronte di Artyomovsk, però qui me lo danno anche presente su questo fronte. Dietro di loro c'è la 33esima brigata meccanizzata. Ecco, anche su questo fronte adesso stanno spingendo in direzione est su Novopokrovka e Lukiansk, cercano di avanzare verso est per procurarsi un guadagno di terreno che renda possibile raggiungere la prima linea di difesa organizzata russa, ma per ora non ce l'hanno fatta. Su Marinka il fronte più o meno è fermo, non ci sono stati grossi movimenti. Anche nella zona di Pervomaisk non ci sono stati molti movimenti, c'è sempre mezza città di Pervomaisk, più o meno terra di nessuno, da metà in avanti c'è l'undicesima fanteria motorizzata, sono tutte rovine queste di questo villaggio, non c'è più un mattone sull'altro del villaggio. Arriviamo nella zona sud di Kurdiumovka. Qui ci sono, è il fronte, diciamo, dove c'è inizia il fronte di Artyomovsk. Nella zona di Kurdiumovka finora reggono bene le difese russe. Kleshkevka anche non è caduta a sud di Artyomovsk, quindi tieni presente che ora prima avevamo tre brigate, c'era la brigata terza brigata d'assalto Azov, che quindi capite che è la divisione speciale degli Azov, la quinta brigata d'assalto dell'esercito ucraino e il battaglione Aidar. Ad essi si sono aggiunte altre due brigate, la 210, scusate, è un battaglione, forze speciali Berlingo, non so perché si chiamano Berlingo. Già, perché Berlingo, ma è una macchina. Che non lo so, infatti. E poi c'è la brigata, la 112esima brigata di difesa territoriale e insieme a loro la 22esima brigata meccanizzata, quindi da 3 siamo passati a 6 unità, raddoppiando di fatto il numero delle forze presenti, ma Kleshkevka tiene ancora e ci sono sempre qui la 72esima brigata di fucilieri motorizzati, la 57esima analoga, c'è stato il rinforzo della BARS con un battaglione anche di forze della Akhmat, e poi c'è nella zona sud di non lo vedo più, quindi probabilmente si è ritirato,
il battaglione Prizrak, che evidentemente è stato portato nelle retrovie per come quello che si chiama rotazione dei reparti al fronte. Il battaglione Prizrak era un po' che veniva tenuto in questa zona, anche i russi hanno rafforzato piuttosto bene il fronte di Artyomovsk, perché qui gli ucraini si erano fatti minacciosi, non era una dissimulazione, era un'offensiva vera e propria. Il settore a nord della città, verso Berkovka, è stato oggetto di due controffensive russe, che hanno riportato indietro il fronte fuori da Berkovka. C'era stata un'infiltrazione di unità alla periferia e quindi gli ucraini sono stati rispediti sulle posizioni iniziali. A nord di queste posizioni inizia il fronte di Kremennaya, dove l'iniziativa passa dagli ucraini ai russi, che di fatti hanno spinto piuttosto in direzione di Torsk, prendendo la direzione di Limansk. Hanno conquistato alcune posizioni avanzando di 600-700 metri verso ovest, anche nella zona sud di questo fronte, dove c'è una foresta. Loro si sono spostati, hanno guadagnato terreno. Gli ucraini hanno spostato un paio di brigate nel fronte sud, nella zona di Dibrova, per capirci, se lo volete vedere sulle mappe, perché temevano un'avanzata fino al fiume Seversky Donetsk, e per ora sono riusciti a tamponare la situazione. Poco più a nord i russi hanno riguadagnato quelle che erano le posizioni dove gli ucraini avevano tentato delle puntate verso Krasnorichenske, nella zona nord di Kremennaya, e quindi si sono riportati più avanti. Le posizioni al momento vedono una offensiva, cioè almeno offensiva, scontri armati tra battaglioni nella zona un po' più a nord di Svatovo, per capirci. Poco più a nord di Svatovo c'è il settore di Kuzemovka. A Kuzemovka hanno attaccato i russi e si stanno giocando il controllo con gli ucraini di Novoselovske, dove ci sono gli ucraini al momento, ma è conteso questo villaggio dalle forze russe. Poco più a nord, nella zona di Kupiansk, è segnalata un'altra offensiva in direzione di Kalinovo, che è più a ovest, diciamo, della posizione di Leman Peshki, che è controllata dai russi. Si spostano, in poche parole, verso l'Oskil River i russi e vogliono prendere il controllo della sponda sinistra. Al momento stanno spingendo proprio in quella direzione, c'è un'offensiva in corso, gli darebbe modo, oltretutto allargandosi, di prendere una posizione, un fronte un po' più vasto, per scendere poi in direzione di Kupiansk, che è il loro vero obiettivo. In questo caso stiamo seguendo appunto lo sviluppo di questo, fanno attacchi di piccole unità per prendere piccoli obiettivi, ma di trincea in trincea, di filare di alberi in filare di alberi, i russi qualche cosa guadagnano ogni settimana, qualche guadagno lo mettono in saccoccia. Una cosa strana che hanno indicato gli ucraini, dicono che in questo settore i russi abbiano posizionato 100.000 soldati e 900 carri armati. Ecco, a me sembra molto strano, perché grosso modo su tutto il fronte qui ci sono circa 150.000 soldati, cioè da Kherson fino al confine storico con la Russia, della regione di Lugansk, per capirci. Quindi io non riesco a capire come loro possano dire che ci sono 100.000 soldati solo nella regione di Lugansk. Per me è una questione di guerra di comunicazione psicologica, cioè loro dicono c'è una concentrazione elevatissima di soldati russi,
per giustificare le eventuali perdite di terreno che hanno, e poi magari per poter dire, ecco, avete visto, nonostante che avessero messo in campo 100.000 soldati, noi abbiamo fermato la loro offensiva. Ma fino adesso io vedo piccole unità muoversi su questo fronte che attaccano e tengono sotto pressione le linee ucraine e nulla più. Segnalo due eventi. Allora, Kharkov, l'altro ieri ci sono stati delle bombardamenti che hanno colpito tre obiettivi. Una fabbrica nella zona sud-est della città, dove vengono fabbricati o depositati mezzi occidentali, poi un dormitorio dell'università dove in realtà dormivano i mercenari occidentali, e lo scalo ferroviario della stazione di Kharkov. Perché? Perché lì c'erano dei treni con munizioni e mezzi in stazionamento, e questo ha causato non pochi problemi per le esplosioni. Non ci arrivano più molte immagini dall'Ucraina, prova ne è che a Odessa, nella notte tra ieri e oggi, ci sono stati due serie di attacchi, uno nella zona di Artsikh, dove c'è un aeroporto, nella zona più a ovest, quasi al confine con la Romania, c'è un aeroporto da cui molto spesso sono decollati dei droni e sono stati stato colpito pesantemente. Poi un pesante attacco stanotte su Odessa, dove sono stati colpiti la zona portuale. Sapete che è finito l'accordo sul grano, è morto. Perché? Perché l'Occidente non ha ottemperato alla sua parte dell'accordo sottoscritto, e cioè dovevano liberare una delle banche, i pagamenti per le banche russe nel circuito SWIFT, in modo che i paesi potessero pagare gli ordini di fertilizzanti e prodotti agricoli prodotti in Russia. L'Occidente non ha ottemperato a questa parte, pretendendo che di accaparrarsi le risorse agricole ucraine e basta. Da adesso, da oggi in avanti, non esiste più questo articolo, fino a che l'Occidente non ottempererà a questa mancanza. Oltretutto è stato certificato questa mancanza, questa non messa in opera, non ottemperanza degli accordi da parte dell'Occidente, da Gutierrez, cioè il segretario nazionale dell'ONU, segretario generale dell'ONU, che ha proposto agli occidentali di attivare almeno una filiale della Banca per l'Agricoltura russa nel circuito SWIFT, in modo da poter permettere i pagamenti dei paesi che volevano comprare le derrate agricole della Russia, ma nessuno ha dato risposta o seguito a questo invito del segretario generale dell'ONU, e pertanto l'Occidente si è reso responsabile della fine di questo accordo, che aveva garantito il passaggio delle navi e delle derrate agricole per gli animali e gli allevamenti dell'Occidente, a cui è andato il 97% delle risorse prese in Ucraina a basso prezzo, oltretutto, e pertanto i nostri produttori hanno dovuto vendere il grano, il mais e altri prodotti sotto prezzo. Una cosa particolare che ha suscitato molte proteste, soprattutto nell'est Europa, dove hanno subito appunto il maggior tracollo dei loro incassi, gli agricoltori intendo. Non ci sono stati bombardamenti solamente a Odessa, molti bersagli, molti missili sono arrivati a segno, nonostante che i bollettini del Ministero della Difesa ucraina dicano che hanno intercettato tutti i droni e tutti i missili. Abbiamo anche avuto i video dei missili che sono arrivati nella zona di Nikolaev, dove sono stati colpiti i depositi di carburante per le navi, a quanto pare, e pertanto è finita la tregua sull'accordo del grano, e i porti finora risparmiati dai bombardamenti verranno pesantemente bersagliati. Questo chiaramente porrà termine a ogni flusso navale da e per l'Ucraina.
queste poveri stanno comunque stia suicidando ulteriormente a livello economico dopo questa cosa, perché ovviamente oltre alla guerra verrà anche la carestia da quel punto di vista, perché non arrivano più le merci dalle navi in Ucraina. Ti saluto, quel poco di benessere dimostrato rovinato qual era, gli verrà strappato via, tanto per raggiungere rovina alla rovina. In conclusione, allora, l'ultima domanda te la faccio e poi andiamo ai saluti. Ho notato che stanno iniziando ad arrivare in prima linea anche i battaglioni, tra virgolette, ideologici, fanatici, nazisti, insomma. Ho notato che stanno iniziando comunque sia a filtrare nei vari fronti anche queste unità. Stranamente, di solito venivano, se quanto ho capito, utilizzate per altri scopi, però sembra quasi che la penuria di uomini spinga l'esercito ucraino utilizzerà anche queste formazioni di fanatici che secondo me non sono poi tanto preparati. Erano sul fronte alcune unità di queste brigate che sono formate da parecchie migliaia di soldati, vengono poi distaccate anche per gli arruolamenti, se ben chiaro, perché li usano perché sono particolarmente violenti anche contro la popolazione. Li spingono, sanno come operare per arruolare forzatamente con violenza le persone che sono, diciamo, quantomeno riluttanti o ritrose a arruolarsi, e dargli torto per la miseria. Cioè questi qui li mandano al massacro e loro dovrebbero essere anche contenti, cioè è chiaro che non lo sono per niente e non hanno la minima intenzione di farsi massacrare per il regime di Zelensky, voglio dire, e fare gli interessi di Stati Uniti e Gran Bretagna fondamentalmente. Chiaro. Anche loro chiaramente stanno percependo questa situazione e la popolazione non gradisce più. Direi proprio di no, quindi se sta anche si creando una discreta, un'opposizione dell'opinione pubblica ucraina. Speri finalmente, chissà, questo potrebbe muovere qualche avvenimento che potrebbe accelerare la fine di questo massacro. Comunque, in conclusione, io ho fatto una battuta prima su Velika Novosolka, però ovviamente la mia solidarietà va alla popolazione di quello e di tutti i paesi che sono sinistrati da questa guerra orrenda. Ovviamente si fanno delle battute, però non ci si dimentica mai che lì c'è la guerra, la gente soffre. Questa è una cosa che tengo sempre presente in maniera... E non poco. E sarebbe dovuta finire più di un anno fa. Esattamente. Oltretutto, senza il nostro intervento, quindi... Voglio dire, avremo molto più gente viva. Assolutamente sì, solidarietà con le persone che stanno soffrendo questa guerra voluta da dei macellai idioti e fanatici e nazisti, scusate tanto. Comunque, Stefano, allora, altra chiacchierata a fiume, bellissima anche oggi, che dire, anche oggi abbiamo messo contenuti alla grande, ti rivedremo qua, ovviamente, ti sentiremo qua, ti rivedremo su Visione TV e ovviamente sul tuo canale mitico che sta crescendo, ricordatevi. Se un giorno lo vedrete, l'avete sentito qua, Orso TV, quando nascerà l'avete sentito qua. L'idea è nata qui, quindi se nascerà, quando nascerà, l'idea la prima volta l'avete sentita qua, Radio Ascolto Live, ricordatevela. Comunque, un paio di annunci prima di andare ai saluti con Stefano. Primo annuncio, come detto prima, domani, mercoledì, voi sentirete questo mercoledì presumibilmente, ci è stato tolto lo strike da parte di YouTube, quindi ricominceremo a pubblicare i nostri video, abbiamo alcuni bellissimi, interessanti contenuti creati con la collaborazione di esperti e anche la puntata di Confini, altra storia con Paolo Del Bianco e Antonello Lupino verrà pubblicata su YouTube. Per quanto riguarda l'intervento di Fulvio Grimaldi troveremo una soluzione. Abbiamo aperto un canale di Telegram, lo dico anche grazie al contributo di Stefano che ci dà spazio, c'è un canale di Telegram dell'Ascolto Live, pubblicheremo tutti i contenuti e cercheremo ovviamente di far viaggiare i contenuti anche al di là della censura potenziale che potrebbe somministrarci YouTube così come altri mezzi, per cui da lì in momento in poi... Ok, molto bene, allora poi facciamo uno scambio, assolutamente così io ti sì. Passo una parte dei miei iscritti che avranno sicuramente piacere di iscriversi anche al tuo canale Telegram.
Se col permesso di Stefano pubblicheremo il link al canale di Radio Ascolto Live, io altrettanto pubblicherò i contenuti di Stefano assolutamente sul canale di Radio Ascolto Live. Siamo pochini adesso perché ovviamente ci hanno troncato le gambe prima che potessero fare pubblicità, ma adesso ci ricominceremo a fare pubblicità e tutti quelli che vogliono ascoltare i contenuti in collaborazione con Stefano, ma anche i nostri contenuti che penso siano interessanti, venite sul canale di Telegram e troverete tutto senza censure, perché anche pubblichiamo tutti i canali, tutti i contenuti scomodi che non possiamo pubblicare su YouTube, erano pubblicati su o lì, su Facebook o sul canale di Rumble che ha ripreso a funzionare, quindi sarà tutto disponibile sul canale di Telegram, senza censure. Detto questo, continuate a seguirci su Facebook, su YouTube quando funziona, su Rumble funziona e sul canale di Telegram, e il link lo vedrete sulla copertina di questa puntata che faremo scorrere una videata con il link al canale di questa puntata con Stefano. Grazie mille a Stefano Orsi, questa era Confini come con... Continuiamo così alla grande, non ci ferma nessuno, col cavolo che ci fermano, e che dire, Stefano, grazie ancora, andiamo a tornare, torniamo nel caldo, facciamo una serata al caldo, calorosamente, sì. Molta sì. Acqua, mi raccomando, e basta, cioè, e poi ci sì, godiamo. Sì, bevete tanta acqua, non sì, uscite nelle ore più calde, integratori, state al fresco, andate nei supermercati. Esatto, come diceva quella genere di Sirchia, ti ricordi Sirchia? Ma lascia stare, vecchie perle di politica primi 2000 che ci ricordiamo ancora. Un giorno faremo una puntata umoristica. Sempre le stesse cose in questi momenti sì, dell'anno. Ma chi vuoi che esca con piacere alle 2 del pomeriggio per far cosa? Guarda, io una volta sono uscito, questo lo dico poi, saluto, io una volta sono uscito a prendere del cibo per il gatto a mezzogiorno e mezza di una di queste giornate. Ho rischiato la vita, lo confesso a tutti quanti gli ascoltatori, però dovevo andare perché il gatto non c'aveva più cibo, quindi dovevo comprare le scatolette per il gatto. E vabbè, ho dovuto farlo, pazienza. Per il gatto sto questo e altro. Comunque, grazie ancora a Stefano, questo era Confini con Mencon, alla prossima puntata, ci sentiamo, ciao a tutti. Ciao a tutti.